incidente, questo automobilista ha chiamato subito il carro attrezzi per portare la propria vettura in auto-officina, ma purtroppo ha interpellato il più ebete del Triveneto, che ne ha combinata una peso de Bertoldo. Il veicolo è poi stato ritrovato a Bologna. Cornedo. Durante la sfilata dei carri mascherati, questo ragazzo si era arrampicato sul semaforo per vedere meglio, ma ha spaccato la testa di 7 persone. Te spacco la testa con il crick. Queste sono state le dure parole di questo nonno di Albignasego, stanco del nipote che non faceva un'ostia tutto il giorno. L'anziano ha deciso di punirlo in maniera severa ma giusta, spaccandogli la PlayStation in 1000 tocchettini. Il giovane, per ripicca, la sera stessa gli ha pissato dentro al contenitore della dentiera. Voleva controllare se il televisore aveva la presa USB. È così iniziata la disavventura di questo ragazzo di Montecchio Maggiore, che oggi si è recato all'Electro World del paese. Con un movimento maldestro ha combinato una catastrofe così grave che in confronto Hiroshima era una sciocchezza. Il barone del negozio, per la disperazione, si è bevuto una cisterna di ramandolo e il giovane malcapitato, per punizione, è stato crocifisso nel reparto frigoriferi della bottega. Voleva provare lo skateboard del figlio, ma questo settantenne ha preso una pegnata così forte che ha dovuto cambiare la carta d'identità perché il bernoccolo lo alzava di 8 cm. Aveva scommesso 7 euro con un suo amico che sarebbe riuscito a bere un bicchiere colmo di tabasco, ma ha perso clamorosamente, vomitando il pranzo di Natale e la cena del febbraio 1998. Voleva rinfrescarsi in una mite giornata di febbraio, ma non aveva fatto i conti con la giassata della notte prima. Il dolore è stato paragonato al parto plurigemellare di un'anoressica vergine. Russia. Dovevano caricare nel rimorchio il carro armato e partire per la missione, ma il guidatore del carro aveva lo strabismo di Venere, di sabato e di domenica, sbagliando completamente mira. Per rialzare il carro armato sono dovute intervenire due gru, tre trattori e un tiratore professionista di bestemme convocato da Vicenza. Questo idraulico aveva raccomandato di non tirare lo sciacquone dai piani superiori, ma il signor Mario Cagauro, che abitava il secondo piano, aveva il cagotto fulminante. L'idraulico è svenuto e il giorno successivo è partito per Medjugorje. Voleva aiutare il suo collega che si era impiantato nella neve e invece gli ha desfatto il camion. Porcassi a per di fiato. Stavano caricando il camion della birra, ma hanno fatto un letamaio. Questa sera in paese ci sarà la fiaccolata in ricordo delle bottiglie decedute invano.